casa due ex giocatori che hanno beccato palliscenici importanti, che Fontana, che ha avuto parole settimana di stima nei tuoi confronti, perché ha detto ha riportato in auge il calcio della città, quindi non posso che stimare forza. Beh, quello fa piacere, detto da uno che l'ho sempre incontrato da avversario, un avversario difficile, tosto. Gli devo fare i complimenti a lui, perché in tutte le difficoltà che hanno c'era, credo che stia facendo un buon campionato, e credo che per lui sia un'esperienza importante in una piazza difficile con grossi problemi, e credo che questa esperienza gli farà molto bene. Cosa temi di più della nocerina? Se temi qualcosa? Temo noi stessi, perché siamo noi che decidiamo la partita. Se giochiamo da Pisa non avremo problemi, se giochiamo come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Aquila, allora c'è da preoccuparsi. Per quanto riguarda infortunati, come arrivano infortunati, influenzati, acciaccati? Beh, influenzati c'è di quelli che sono stati influenzati fino ad oggi, prove dello stesso Vimbezzini, fama sua. Direi che a giro sta prendendo tutti. Ora ci sono anch'io, quindi siamo a posto. Inserimento di Crescenzi, come prosegue? Prosegue bene, un elemento importante, bisogna dargli il tempo giusto per inserirsi e dare una mano alla squadra. Tornerai con il trequartista, non c'è? Ci sono le condizioni? Non lo so, in base alle informazioni che avrò stasera e quelle di ieri della nocerina, in base a come giocherà la nocerina giocheremo noi. Se la nocerina cambia modulo, cambieremo modulo anche noi. Se non cambia modulo, può darsi che giochiamo come con Barletta. Grazie. Sto andando a questo. Sto a fare il volo. Ciao, a febbre.